20 ottobre. Nel cuore di un remoto villaggio ai confini di una foresta dimenticata c'era un'antica credenza che spaventava persino i più coraggiosi abitanti. Ogni 20 ottobre il villaggio veniva avvolto da un'oscurità innaturale e gli anziani narravano di una presenza chiamata il Custode, un'entità che una volta all'anno emergeva dall'ombra per reclamare ciò che gli era stato sottratto secoli prima. Evelyn, una giovane scultrice di legno, viveva al limitare del villaggio, proprio dove il bosco iniziava ad inghiottire il mondo umano. Lei era sempre stata diversa dagli altri, non credeva nelle leggende, nei racconti popolari che riempivano di terrore i cuori dei paesani e men meno che nella storia del custode. «Sono solo sciocchezze», ripeteva a se stessa ogni volta che qualcuno la metteva in guardia su quella notte di ottobre. Il sole del 19 ottobre tramontava lentamente, dipingendo il cielo di sfumature sanguigne e il villaggio cominciava a prepararsi. Le finestre venivano barricate, le porte chiuse con cura e ogni casa era illuminata da file di lanterne fatte a mano, tutte scolpite con simboli di protezione. Evelyn invece ignorava tutto ciò. Lavorava fino a tardi, cesellando una nuova scultura di un cervo, immersa nel silenzio della sua casetta al margine del bosco. Mentre scolpiva, i suoni della foresta si facevano sempre più strani. Udiva frusci insoliti, come se le foglie stessero sussurrando fra di loro, ma abituata alla solitudine, non ci fece caso. Arrivò il 20 ottobre. E con esso un freddo innaturale. Le foglie, solitamente dorate e marroni, sembravano annerite, come se fossero state toccate da un fuoco invisibile. Evelyn, pur notando l'atmosfera strana, non si lasciò influenzare. Continuava a lavorare nel suo laboratorio, quando, mentre scavava in una trave marcia del pavimento per ripararla, trovò qualcosa di strano. Una scatola antica, coperta di polvere e incrostata di ruggine. Sopra di essa c'era un simbolo che non riconosceva, ma che sentiva inspiegabilmente familiare. Con curiosità aprì la scatola. Dentro c'era un diario consumato dal tempo, le pagine quasi illeggibili, ma con un messaggio che spiccava chiaramente: «Il custode tornerà il 20 ottobre, la chiave è la sua salvezza, la chiave è la tua maledizione». Evelyn lo lesse ad alta voce, ridendo nervosamente. «Queste vecchie storie sono sempre così melodrammatiche», pensò, pongiando il diario da parte. Ma mentre tornava al suo lavoro, una corrente gelida attraversò la stanza, facendo tremare la fiamma della sua candela. Evelyn sentì un brivido correre lungo la schiena. Si alzò, guardandosi attorno. Tutto sembrava normale, ma quel freddo era troppo intenso per essere naturale. Fu allora che sentì bussare alla porta, un tocco lento, profondo, come se chiunque fosse dall'altra parte avesse mani pesanti e antiche. Evelyn rimase immobile. Chi poteva essere così tardi, e soprattutto in una notte così temuta? Il bussare continuò, ma Evelyn non osò avvicinarsi. Anzi, si allontanò dalla porta, dirigendosi verso la finestra. Dalla sua posizione poteva vedere il villaggio in lontananza, le luci delle lanterne che tremolavano nella notte, ma nessun segno di vita nei paraggi. Eppure, l'aria intorno alla sua casa sembrava vibrare di una presenza invisibile. All'improvviso, il diario sul tavolo si aprì da solo. Le pagine si sfogliarono in una raffica di vento, fermandosi su una frase che non aveva notato prima. «Non aprire la porta. Non aprire la porta, o ciò che è stato perso sarà perso per sempre». Il cuore di Evelyn batteva all'impazzata. Si avvicinò lentamente al tavolo e proprio mentre stava per toccare il diario, la porta si spalancò con un boato. Un'ombra gigantesca si stagliava all'ingresso. Una figura incappucciata, con occhi che brillavano come fuochi fatui. Era il custode. La sua presenza era opprimente. Il custode non parlava, ma il suo sguardo raccontava di un'antica vendetta, di una maledizione che si stava per compiere.
Evelyn, paralizzata dal terrore, indietreggiò, cercando disperatamente di ricordare cosa avesse letto nel diario. La chiave. Doveva trovare la chiave. Cercò freneticamente nella scatola, le mani tremanti, che sfioravano oggetti polverosi, fino a quando trovò una piccola chiave d'argento, ornata di rune incise lungo il bordo. Non appena le sue dita toccarono la chiave, il custode si fermò. L'aria nella stanza si fece più pesante, come se tutto il tempo si fosse condensato in un unico istante. Evelyn capì che la chiave non era solo un oggetto, era il cuore della maledizione, il pegno che il custode era venuto a reclamare. Ma non sapeva cosa fare con essa. Doveva consegnarla al custode? Doveva usarlo per proteggersi? Nel suo panico, Evelyn fece l'unica cosa che poteva fare. Corse fuori dalla casa, verso il bosco, sperando di sfuggire a quella presenza inquietante. Ma la foresta che conosceva così bene sembrava ora mutata, come se gli alberi stessi volessero impedirle la fuga. Il custode la seguiva, silenzioso. La sua figura imponente avanzava tra le ombre come un'ombra della notte stessa. Evelyn corse fino a un vecchio tempio abbandonato nel cuore della foresta, dove si diceva che un tempo fossero stati celebrati i riti antichi. Entrò trafelata, stringendo la chiave fra le mani. Al centro del tempio c'era un antico altare, e nel momento in cui si avvicinò, capì cosa doveva fare. Con un gesto disperato, Evelyn inserì la chiave in una piccola serratura incisa nella pietra dell'altare. Un suono profondo, come un tuono sotterraneo, riempì l'aria, e l'altare si illuminò in una luce spettrale. Il custode si fermò, osservando con i suoi occhi di fiamma. Poi, con un ultimo sguardo, si dissolse nell'oscurità, svanendo nel nulla. Il tempio tornò silenzioso. Evelyn, ancora tremante, si sedette accanto all'altare, realizzando che la chiave non era solo la maledizione, ma anche la sua unica salvezza. Da quel giorno in poi, la sua vita cambiò per sempre. Ogni anno, il 20 ottobre, Evelyn accendeva una lanterna davanti alla sua casa e lasciava una piccola offerta sull'altare, per ricordare il giorno in cui aveva affrontato il custode e aveva scoperto che a volte le vecchie leggende nascondono verità dimenticate.